Si è parlato di cyberbullismo, analisi e prevenzione di un fenomeno sempre più dilagante, nell'incontro Cyberbullismo, se lo conosci puoi sconfiggerlo, organizzato dal Corecom Piemonte. Dai dati sensibili alla reputazione online sono stati affrontati temi più delicati legati ai giovani e all'utilizzo del web, alla presenza di autorità e personaggi pubblici che hanno coinvolto i ragazzi in un dialogo aperto. Una giornata molto importante, vedere il licenziamento del testo che mette del cyberbullismo che mette al centro il ragazzo, destinatario dell'attenzione politica. Con questa legge che è stata licenziata in Parlamento all'unanimità c'è una consapevolezza da parte della politica che è indispensabile una sorta di rete istituzionale all'interno della quale un tassello importante è quello della famiglia e della scuola, quindi un ragazzo protagonista. Lo strumento del web è uno strumento importante, ma va utilizzato con intelligenza, moderazione e consapevolezza. Siamo qui oggi durante un evento importante, il primo evento organizzato dal Consiglio regionale in questa giornata insieme al Corecom del Piemonte, e abbiamo un'opportunità davvero grande. Solo due giorni fa è stata approvata la nuova legge sul cyberbullismo. Il 17 maggio 2017, nel corso della 17esima legislatura, è passata questa nuova legge. È un forte strumento che noi abbiamo per combattere i bulli via web. È uno strumento che diamo ai ragazzi per poter cominciare la prima autodifesa. Una iniziativa importante, quella voluta oggi dal Corecom Piemonte, che tra l'altro si colloca in un momento felicissimo rispetto al tema del cyberbullismo. Finalmente c'è una legge che affronta il problema, lo affronta in maniera seria, determinata, qualifica il reato di cyberbullismo, assegna all'educazione, alla scuola, dei compiti assolutamente importanti e rilevanti, li responsabilizza i ragazzi, ma responsabilizza i genitori, responsabilizza le istituzioni. In tutto questo ci saranno anche i Corecom che saranno coinvolti attraverso l'Agicom che fa parte del tavolo interministeriale. Direi un'iniziativa fondamentale, importante, ma soprattutto qualificante per il lavoro che i Corecom fanno e lo fanno molto bene, soprattutto in Regione Piemonte. Importante questa iniziativa del Consiglio regionale al Salone del Libro per parlare di cyberbullismo proprio nel momento in cui è stata approvata anche una legge in Parlamento. Quindi a livello nazionale come a livello regionale servono gli strumenti legislativi, ma serve soprattutto creare una cultura, e in questo anche l'istituzione Consiglio regionale vuole fare la sua parte. Con i suoi organismi, uno appunto dei più importanti è la Consulta Giovani, con la quale porteremo avanti delle azioni anche per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Finalmente in Italia abbiamo una legge sul cyberbullismo. La Regione Piemonte già da tempo che ci sta lavorando con dei progetti specifici, in particolare ha portato avanti nelle scuole Move Up, che ha proprio lavorato sul contrasto al bullismo, al cyberbullismo, unendo anche quello che è l'attenzione al superamento degli stereotipi, al rispetto fra i sessi, a quella che è un'educazione all'affettività. E io credo che questo aspetto sia assolutamente importante in una logica che possa far sì che si intervenga nelle situazioni in cui appunto questo fenomeno si manifesta, ma soprattutto si faccia prevenzione. E prevenzione significa anche far sì che si possano mettere in campo politiche concrete anche rispetto a quello che sarà poi purtroppo uno dei temi che può essere un'evoluzione del bullismo e del cyberbullismo, che è la violenza soprattutto di genere, che è tema su cui come regione siamo fortemente impegnati. Che cosa penso di questa legge? Penso che sia un primo piccolo passo, ma importante, per iniziare a mettere a fuoco qual è il problema. Questa legge io immagino sia stata fatta così perché era l'idea di partire, era la prima spinta. Bisogna lavorare su molto altro, bisogna lavorare sull'educazione della famiglia, sull'educazione dei ragazzi. Oggi purtroppo il bullo è protetto dallo schermo. Io dico a tutti i ragazzini che se la prendono, no? Si divertono
su un compagno più debole, sei protetto da un computer, è bruttissimo, non c'hai il coraggio, non c'hai veramente il pelo di andare in faccia a dirgli le cose, e se hai il coraggio è perché c'è il branco, e allora è ancora peggio. Invece io ho imparato per educazione familiare che bisognava occuparsi di quelli più deboli, criticabile o non criticabile, questa legge è un primo passo, e l'importanza che se ne parli proprio al Salone del Libro di Torino, che parta di qua un discorso, che parta di qui anche solo un piccolo seme, no? Che speriamo diventi una pianta importante.